Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, altro unboxing oggi Marco. Celebrativo. Perché fa... Dunque, dimmi un po' i matrimoni. C'è il matrimonio, le nozze d'oro. No, nozze forse d'argento. Prima c'è forse prima c'è una. Nozze d'argento, sappiamo che ci sono le nozze... Fammi questo screen, giusto, questo check Marco. Abbiamo le nozze d'argento che penso siano tipo 5 anni. No, cos'è che è? Dici. 5 anni nozze di legno. 5 anni nozze di legno. 10 alluminio. Ma sei serio? Su Wikipedia. Alluminio? 10 anni nelle nozze d'alluminio. Vabbè, poi saltiamo. 15 cristallo, 20 porcellana. Vabbè, 25 d'argento. 25 d'argento. 50 d'oro. 50 d'oro. 75? Da noi sarebbe 60 i diamanti. Qua 75 sarebbero per forse l'America le nozze di diamanti. Nozze di diamanti. Allora andiamo a vedere perché c'è una nozze di diamanti interessante. Fa parte di una collaborazione tra Nike e, diciamo che celebra per il 75esimo anniversario dell'NBA, tre franchigie. Abbiamo i Brooklyn Nets, Chicago Bulls e New York Knicks. Qui vi portiamo i New York Knicks, andiamo a vederla questa dunk celebrativa per il 75esimo anniversario dell'NBA. New York Knicks, andiamo a vederle. Vamo ragazzi, eccole qui, i colori Marco sono quelli dei New York Knicks, vanno a richiamare proprio i colori della squadra, i colori della franchigia, le vediamo qua. La qualità sembra molto buona, te ne lancio una così la vedi anche tu, perché devo dire niente male come qualità. Abbiamo il top in questo arancione, che forse in camera sembra più rosso ma vi assicuro che è un arancione quasi terracotta, ricorda un po' l'arancione dei New York Knicks. Abbiamo quindi la parte arancione, la parte blu dello swoosh interno ed esterno e dietro della scritta, con la scritta Nike cucita in nero, che è in tambo leather, così come la parte grigina qua dietro, qui la parte posteriore grigina ed è una bella pelle morbida. Le parti pannellate in nero, quindi la parte laterale e lato box con la sua perforazione per la traspirazione, è una pelle full grain leather, è abbastanza, diciamo, non so, liscia, nulla di che, però è morbida, niente da dire. La scarpa è realizzata molto bene, è morbida, quindi non vedo neanche nessun difetto, ma è fatta veramente con una bella pelle. Abbiamo la nostra linguetta nera con in alto il badge del 75esimo anniversario, vedete, 75esimo anniversario dell'NBA, lo vedete qui. La parte interna della scarpa è tutta grigia, con la soletta nera e il logo Nike, rosso, anzi forse arancione, direi arancione. Un bellissimo taghettino qua sulla punta, sui nostri lacci piatti neri, con un diamante disegnato, Marco, questo perché abbiamo detto prima, negli Stati Uniti perlomeno, da noi le nozze di diamante sono le 60 anni. Sì. Qui sono 75 anni, quindi indica proprio questo matrimonio dei 75 anni dell'NBA. La midsole è bianca, questa cucitura che continua per tutta la midsole, che è in blu, la vedete? Quindi lo stitching è in blu, che va a richiamare appunto lo swoosh. Abbiamo la nostra outsole che è nera, la vedete qua, classica delle dunk. Quindi un'ottima colorway che è quella appunto dei New York Knicks, che va a richiamare appunto il 75esimo anniversario dell'NBA. Mi piace l'idea, mi piace il concept, mi piace la iniziativa. Non mi fa impazzire questa colorway, preferisco molto di più quella dei Nets, andate a vederla ragazzi, vedete quindi immagini, è bella secondo me, mi piace molto con il simbolino dietro, non è male neanche quella dei Chicago Bulls che va un po' a richiamare le Dunk Low Chicago. Comunque è una colorway che a molti di voi potrebbe piacere, fatecelo sapere qua sotto a chi piace questa, magari dei fan dei Knicks come voi la
possono indossare. È uscita la settimana scorsa, 99,99€, 100€, resella penso poco di più, attorno ai 120-130€, per cui se siete interessati andate a vederla adesso come taglia, ragazzi. Vi consiglio, per le Dunk Low non SB come questa, o la vostra taglia o mezzo numero in meno, almeno io vado così, vado generalmente di mezzo numero in meno, se non lo trovo prendo la mia taglia. Cosa ne pensi, Marco? È una colorway che indosseresti tu o un po' troppo? No, non ti piace? No. Non ti piace? Ok, anche io farei fatica a indossarla questa colorway. Preferisco, come detto, le altre colorway, però abbiamo deciso di portarvela perché comunque 75 anni di NBA, tanti auguri NBA. E fateci sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come sempre, auguri NBA, auguri a tutti. Buon diamante a tutti, fateci sapere se abbiamo detto una cazzata con le nozze di diamante, fateci sapere qui sotto nei commenti, potrebbe essere che abbiamo detto una cazzata. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, ciao!